Altre due vittime del Covid a Prato e 40 nuovi casi di infezione da coronavirus. È il bilancio della regione per la provincia pratese, con i contagi che tornano a salire dopo due giorni di calo. Da quando è scoppiata la pandemia sono quindi 11.840 i pratesi che si sono infettati, mentre il conto dei decessi è arrivato a sfiorare quota 300. Con i due segnalati oggi, i morti per Covid salgono infatti a 298. Le ultime del triste elenco sono due donne, entrambe residenti in città, decedute al Santo Stefano dove erano ricoverate, avevano 82 e 93 anni. Sono invece complessivamente 671 i positivi accertati in Toscana nelle ultime 24 ore, quando sono stati analizzati più di 20.000 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, con un tasso del 3,3% di positività. Nel bollettino di oggi sono segnalati 16 nuovi decessi. Stabili le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid negli ospedali della regione, che sono complessivamente 815, uno in più rispetto a ieri, dei quali 115 in terapia intensiva, due in più. Ricoveri in crescita a Prato, con 44 posti letto occupati in area medica su 50 e 17 in terapia intensiva su 20. Sono invece rispettivamente 14 e 40 i ricoverati alle cure intermedie dell'ex CREAF e della Melagrana. Con la crescita costante dei contagi degli ultimi giorni, la Toscana rischia di tornare in zona arancione, come ha sottolineato il presidente Eugenio Giani. Oggi mandiamo i dati a Roma, ha detto, e c'è questo serio elemento di crescita graduale dei contagi che potrebbe portarci in zona arancione.